Vai, vai, vai. Allora iniziamo. Star Launcher 2. Prima traccia è Tonight con Akuji ed Ekv. Prodotta da Firecam, che io nessuno dei due li conosco. Let's go, Star Launcher 2, Tonight. Sentiamo un po'. Vai. Let's go. Ok. Yes, I'm feeling it. Sto fumando jokes e continuano a farmi. Luca di Sos, ma non devo distrarmi. Non sei l'unica qui per salvarmi. E non sei se così dolami cosa posso farci. Solo parole, ricordi, pensieri che scorrono fasti, li vedo m'attratti. And I know that I gave you love. Già mi casa sta shit, bro. And you know that it's not my fault. Parken sta cucinando, no, sta cucinando. Sono ancora qui, sei sorry. Vediamo se va bene. Treviscottata questa. Dimmi che cos'è che farai tonight. Ti passa a prendere baby ancora too fast. Poi quando sei con me io lì mi sento un po' vivo. Shawty kiss me da non stop. Adesso che dovete dirmi chi è che sta cantando tipo nelle varie parti, perché io non riesco a distinguerle. Più dove sto, no. Questa lì mi fa perdere il control. Mi sento distante in una foto. Questa scena presa per un gioco. Se su di me non so mettere a fuoco. Io lo so che ti senti senza l'ora. Ma poi, frate, le visual di Mario ci stanno di brutto con questo sound. Sto fumando jokes e continuano a farmi. Luca di Sos, ma non devo distrarmi. Non sei l'unica qui per salvarmi. E non fine se. E poi per Super Mario Galaxy, tipo. Io non sto sentendo più cazzo. Non sto sentendo proprio più l'album. Non stai più sentendo? Allora, devo dire, le performance ci stanno, sono ok, valide, però per me, cioè, la scena la ruba la produzione e tutto quanto. Cioè, senza pensieri proprio. È super protagonista la produzione. Dimmi che cos'è che farà tonight. Ti passa a prendere baby and go too fast. Perché altro non mi fa impazzire il tono basso. Il tono basso nel ritornello, ma questa è una roba mia di gusto. Io lì mi sento un po' vivo. Shawty kiss me da non stop. Vivo. Per me qua bisogna andare full alti. Mica super beat di Firecan. Questa gente ha fatto godere mucho. Yo. Mica gliene faccio anch'io una per Firecan. Se mi droppa un beat, bro, mica gli faccio. Perché non ho la minima idea di come si registri. Valida, la prima ci stava, mi è piaciuta. Allora continuiamo questo viaggio, fratello. Let's go. Una cosa. Comunque Goofy che ha detto che sono del Molise, io sono un terrone, sono un vero terrone. I Molise sono fake, infatti. Non ci confondete. Io sono pugliese, Salento. Infatti Goofy. Mi ricordavo Molise, okay, infatti ho detto boh, mi sembra strano. E niente. Let's go, boo. Ce l'hai il video, sì. Ok, oh. Che cos'è? White Trevor Young Intimate. Ma ci sta sto Trevor, mi piace. Sto passando. Eccolo. Già vista proprio come déjà vu. Sto su Mystery Machine. Questa merda è Scooby-Doo. Sto solo con i miei. E tu non sei la mia bu. Voglio andare via da qua. E ti telefono a casa. La mia bici
trap, sopra il beat insieme a trap. Sai che siamo next. Se ti unessi la mia boo, sarei la mia boo. Mica, questo è hard as fuck, bro. Ho già la mia preferita per ora. La intro non l'ho sentita per un cazzo. Era più o meno la prima parte. Se hai sentito la prima parte, ci sta. Sì, tipo la prima parte. Tipo fino a quando c'è stato il spezzettamento del beat. Fino all'audio, yeah. Tipo. Ma sì, sti cazzi. Bevi, non ho l'acqua lì. In effetti. Ya. Ma Young Enob era il secondo che cantava. A me ha fatto impazzire più White Trevor, se devo essere sincero, ma perché ha spaccato di brutto, la verità, con sta baby voice. Guarda, vedi, anche uno nei commenti ha scritto Zaytoven. Esatto, quel tipo di piano mi dava un botto quelle vibe. Che io sono fan di un certo periodo di Zaytoven. No, non è un bella fan da Teller, cioè non credo. Quello mi cos'è? Cos'è il fan da tipo, mi ricordo che c'è una fanpage. Tipo un sito che vende roba stra fake a 40 euro e quindi ai coglioni la rivendi a 500. Ah, ok. Ragazzi, ma a proposito di stile, guardate, uno sto, guardate sto drip. Ma che cazzo c'ha felpa New Balance così croccato? Oh, guarda, maglietta, felpa di Lilusi e pantalone del Dore rubato a mio padre. Vai, fai vedere il l'outfit. Guarda lo stemma. Why to wear any blue? Yes, sir. YNW. Ah. Comunque, let's questa go. Qua, se sentite il rumore favigliato, sono le fottute cuffie del call center. Nessuno porta questa roba in Italia. Esatto. Sporchi ma validi. Sporchi ma di qualità. Bomba questa. Però è la mia preferita. White Trevor, esatto. Quello che per ora mi ha sorpreso di più. Vediamo un po'. In realtà dovrei sentirlo Young Enob. Che ha avuto una porzione piccola. Magari c'è in altri brani. Let's go, sentiamo. Gli è con Doxa. Sta andando hard. Tra l'altro questa è prodotta da 4997. Ha fatto robe fighe ultimamente. Chi? Doxa. Questo mi sa di che incazzo. Questa roba è tipo da... No, questa qua proprio la prod come è iniziata. Mi sembra tipo... Ah, ok. Mi ha ricordato per un attimo tipo... Qual è? Jennifer Buddy. Anche, oppure a me mi è venuta in mente ora che mi ha detto Ken Carson, Run più Run. I just couldn't up those bands, yo. Let's go. 4997 alla prod, tanto grande lui. Yeah. Homicide. Balance. Ho preso del per e cammino sopra il wall. Sto con una bad bitch che mi dà la hair. Ha il culo più grosso di tutta la hair. Sta chiudendo la mia wall, baby sta idratata. Sto attaccato a lei come water nel Sahara. Voglio comprare un mesh con marmo di Carrara. E mi chiamo se c'è tozzo perché è una puttana. Yeah. Vabbè, fare così. Il drop mi ha trollato troppe volte, sono incazzato. Questa skip solo per i troll del drop. Yeah. No, aspetta, piano. Oh, comunque, bro, mi sta piacendo un botto, eh. Cioè, tre tracce dentro, tre hit. Cioè, adesso non ricordo per niente come suona il primo Star Launcher, però se questa è l'andazzo, a me gasa parecchio sta roba. Boo rimane la mia preferita, però questa W. Cioè, anche questa molto figa, molto figa. Doxa ha spaccato. Però questa è una live, mosh pit, ti spacchi le ossa. Sì, infatti, minchia, bro. Ma tra l'altro oggi sono live a Spezia loro, mi pare. Infatti mi aveva scritto Fire che anche mentre facevamo la live lui non poteva esserci perché si doveva esibire. Si ha detto.
Niente, però comunque lo salutiamo. Detto, tipo, no, mentre voi farete la live, io farò una live. Ah, bella, perché... Che io inizialmente l'avevo capito, perché pensavo, ah, deve fare tipo una reaction alla nostra reaction, invece doveva fare proprio un concerto. No, no, la Spezia, ho visto, stanno organizzando da un po', mica, bro, veramente, non vedo l'ora di poterci venire a stessa serata. Tipo... Mi sento un sacco un manichino, perché non ho paura di spaccare tutto, perché c'ho il fottuto coso, quindi devo le mie movenze per Infatti, le cuffie Bluetooth sono la svolta, sono la svolta. Comunque passiamo alla prossima, Infinity... Più che altro per parlare. Sì. La prossima non è Infinity Rager come sembravo, ma è Infinity con i Rager Kids. Non so chi siano, sincero. Mai sentiti? Manco io, però il nome è Pitt. Però il beat è croccante. Comunque Firecan secondo me dovrebbe lavorare con i Tauro Boys, per dire. Cioè, mica pensa a tirare un Young Pava o qualcuno dei Tauro dentro un mixtape così. Tauro Tape 3 è una hit. Io pensavo, tipo, lo sai chi ci potrebbe stare secondo me? Sì. Cioè, proprio per staccare il mood, tipo, magari a un certo punto mettere Kyle, tipo, che fa Dark R&B, non so perché, ce lo vedrei bene sulle canzoni chill, tipo, magari fa tipo un interlude. Quello là che spinge un sacco Youngers, che ha... Che... fa R&B dark tipo Don Toliver. Ok, forse ho capito. Youngers lo spinge un sacco. Poi ti invio qualcosa o la sentiamo dopo. Va bene, va bene. Let's go, Infinity con i Rager Kid. Sono stato in fondo con sta scia Infinity. Tu vuoi farmi però non sai come farmi. Tutti i beat croccanti finora. Non sarò come te sta scia Infinity. Sì, in effetti sì. Adesso c'è un po' il bias, però in effetti si lasciano un po' troppi spazi. Non sarò come te. Siamo sulla spiaggia scalzi. Dici che sono taxi. Il mio umore a spazio. Sembrano un po' timidi. Fianchi the devil secret, sei fucking dead. Diavoli erano santi, io seguo i miei passi. Siamo solo dei teen, ehi, siamo solo dei teen. Devo una fa con us, se avrò problemi userò una stick. Restiamo in town, inseguiamo i pound, passi ora a cercare il mio difetto. Più che altro la produzione è strafiga, ma loro sono un bel cioè un sacco mushi sulla produzione. Cazzo bro, sei un emergente, devi aver voglia di spaccare, cazzo il brani, cioè, soprattutto occasioni del genere dove hai anche dei competitor del tuo genere. Cioè devi dimostrare bro che... Devi dimostrare di avere l'X Factor. Cioè ragazzi, ogni possibilità va presa, va presa con i morsi, va presa con i morsi. Devi aggrapparti di là la carne viva e cruda e non lasciarla, cazzo. Scusami bro. Bro, io sono diventato tipo amico di un affiliato di Rondo. Ok. Così a casa. Quello scrisse su Tears: date nick di Fortnite così giochiamo. Io l'ho dato e ci siamo iniziati a seguire su Insta e siamo diventati amici alla fine. È un sacco forte, non so se lo conosci. Zero, non so chi sia, ma in sto progetto. Ice the One, no, è un po'... Allora, che ce ne frega, Erne, che ce ne frega. No, devi conoscerlo. Andiamo, non è una marchettata per... Arrivo di là con le mie gun. Arrivo di là con le mie gun. Sì, adesso Bruno mi viene a cercare veramente. Testa punti. Dovete giocare con me o la banana? La stick. Banana, quindi state attenti. Don't play. Guarda la stick con la colla. Ah, ok, ok, Domi, ok. Va bene, proseguiamo col brano. Proseguiamo col brano. Let's go. Tu vuoi farmi però, non sai come farmi. Vai nel live, grazie. Ok. Non sarò come te. Sono un piccolo demon. Voglio diamond sopra il mio body. Sto spendendo euro B per me. Non sono importanti. Sì, è un po' skip, sincero. Si meritano il primo skip. Ma che si cresce col tempo. Prendo quei farmaci. Ora pensai non ho pensi a tardi. Sono nel mio bar insieme ad un altro.
Ok, questa è la parte migliore. Vabbè, più o meno abbiamo presente il tipo di brano. Tanto poi sicuro sarebbe ripartito il ritornello. Il beat è una bomba, era una vera mina. Però sì, loro un po' troppo scarichi, cazzo. Appunto, in un progetto del genere, bro, devi avere la fame e dimostrare di essere il più forte, cazzo. No, a me è aggasato, cioè mi è piaciuta più che altro la loro energia. Beh, poi secondo me è un brano che ti cresce col tempo e devi trovarti anche in un determinato punto. Può essere. Mari, quando lo riascolto poi cambia. Tipo questa qua come sottofondo più che altro la vedo. Sì. Allora, qua adesso c'è la preferita, cioè, i domi. Mentre stai facendo altro con gli amici. Sì, te la tieni là in chill, là. Però sì, dopo un po', vabbè, bisognerebbe provarla in questi contesti, sì. Perché magari gli altri sono troppo invadenti, devi prestare troppa attenzione. Sta bussando la porta e non sa che è chiuso. Lol, chiuso la stanza. Sta piangendo perché voleva entrare, povero. No, poi, cioè, poi mi arrestano veramente. No, però se vuole... Sì, infatti, più che altro per questo. No. Poi magari i tuoi genitori non vogliono farselo vedere. Vediamo in diretta. Un secondo. Comunque, allora, questa Hop of the Cook con Rage Leaks, Farrakhi e Vavi, prodotta da Farrakhi e Pelli. Let's go. Molti dicono che è la preferita. Ci siamo o no? Let's go. Questa parte è sempre da fare, che è nei Pelli, ok. Ok. Let's go. Non le mie shoes. E poi tu che non mi vuoi parlare, sento cose in luce. Déjà vu dentro la testa, non sono mai stato lazy. Ho una O che non mi vuole, ma io non ti voglio. Questo invece chi è? Questo è Farrakhi. Io non ho tempo per le bushi. Bulldog solo tra le strade. Ma non è la bad bird. Faccio mie come gun. Sono nella scincia da 3 anni. Non sento la faccia e faccio. Lui ha spaccato. Chi è Farrakhi questo? Ha spaccato. Oh, è Vavi. questo è anche molto da live, ragazzi. Molto da live. Ok. Yeah. Super hard questa. Ci stava. Però questa ha cadato. Questa, siccome è quando sei in mood. Questa, siccome è l'effetto opposto, che in certi contesti invece non funziona. Tipo ora in live spacca, però se vuoi stare più chillato, dopo un po' ti diventa ripetitiva. Vorresti cambiarla. Però sì, è proprio totalmente da live e da quando vuoi gasarti. Però sì, i miei preferiti rimangono Boo. Voglio una traccia che mi faccia alzare dalla sedia. Per adesso solo occhi chiusi vibe. Però voglio una traccia che mi faccia alzare e tirare i pugni contro la porta come ho fatto. Vediamo se arriva. Ci starebbe. Anche perché sì, cioè deve una traccia che riesce a... Questa è con Luxifer e Anna Piz. Non so chi sia. Bella prod, comunque bella a tutti quelli che sono in chat. Un applauso per voi, ragazzi, che vi state godendo il tape con noi. Scusami, Blu, dicevi? È questo. No, ho detto che conoscevo il tipo perché aveva fatto anche il tape precedente.
Ok. Lucifer, questo qua che c'è adesso. Ok, Lucy, ho letto Lucifer, ok. Non vorrei dire una cazzata, ma stava nella prima traccia proprio. Crazy. Crazy, Lighter, sentiamo un po', sentiamo un po'. Let's see. Scusami, hai da accendere, rompere il ghiaccio non è facile. Arrivo al primo passo, inciampo imbarazzante. Che cosa è strana? Ok, questa è più tripposa. Questa è più tripposa, ci sta. Dà proprio l'effetto galassia. Damn. Yo. Sono in cerca di una via d'uscita. Idealizzo mal di testa per domani mattina. La vestita di rosso tipo Electra, aspetto che ne usci. Sta girando tutto, aspetto che la festa sia finita. Vedo che sei venuta con le amiche tue. Non abbiamo standard, però abbiamo la sostanza con noi. Raga, questa però è un trip assurdo. So che cosa stai cercando, ma non ho quello che cerchi con me. Vai, vediamo se fatto come prima. Tu. Damn. Figa in culo questa. La migliore. Sì, come struttura e tutto, come idea, sì. La meglio riuscita per me rimane sempre... Cosa? Oh, mi è andato un po' le vibe da Just Wanna Rock, non so perché. Sarà... Sì, sì, è quello per il tum, 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 cioè quella batteria là. Per forza, sì, sì, assolutamente. Però era assurda perché era... Era figa figa per me perché appunto sembrava veramente un trip, ce l'aveva molto, l'aveva accompagnato poi da queste grafiche, ci stava, dava proprio l'effetto di galassia. Mi sembra tipo Montagna Russa. A me sembrava Montagna Russa, tipo che c'era, sì, è vero, la parte iniziale che era che ti trasportava piano piano, poi il drop che ti faceva pum scendere, sì, di sì, esatto, che ti fa scendere, esatto, c'hai il down però allo stesso tempo ti senti battere, vero, sì. Onesto, ok, no. La prossima è quella con Bruce, con Addons, Crank e Bruce, con, bella comunque, hanno spaccato sia Lucifer che Anna. Lucifer mi ha dato un po' di storie. Bella, adesso lo ricondivido. Lucifer, giusto, mi ricordava un pochettino roba di Tauro Boy, sempre di Tauro Tape 3, a livello vocale più che altro, di effetti alla voce. Poi io sentivo ogni tanto c'erano le vocals di Anna, hanno spaccato. Dava. Aspettato, questa è finita, immagino. Sentiamo quella col Bruce. Addons, Crank e Bruce. Questa è pronta da 22 Aria e Pain. Ne sentiamo un po'. E poi però posso dire applauso comunque a Fireken, un applauso per lui, perché organizzare una roba del genere, fratello, lo sbatte assurdo. Cioè c'è un lavoro assurdo dietro. Un botto di artisti, un botto di produzioni, produttori diversi, c'è cioè un botto di gente a involvere. Ma in generale mettere tante teste insieme diverse è sempre un cazzo. Tipo con le Unpopular Opinion, la parte 2 non è mai uscita perché... Che hanno 20 teste da mettere d'accordo, da organizzarsi, perché uno aveva palestra, l'altro c'aveva i cazzi suoi, quindi era impossibile mettersi tutti d'accordo. Sì, esatto. Minchia, bro, crazy. Botto di tracce scartate, tra l'altro. Oh,
Cosa è successo? Ah, beh, magari c'è stato un release e quindi hanno deciso quali mettere e quali togliere. Sì. Tocca droppare la relax. Sono fottuto di testa, ai miei piedi non me son margella. Tipa mi scrive, mi cerca, ma basta. L'ho già detto che questo non è Crank o Bruce? Stai inviando una vita. Sembrava Bruce all'inizio. E questo swag, però non lo trovi su internet. Ed io mi verso la drag, divento incomprensibile. What you say? Tu sei un clone compato da Shane. I miei soldi diventano gay. Dentro le tasche c'ho due arcobaleni. Voglio riempire mia moglie di soldi. Ho preso un perché si chiudono gli occhi. Vieni a trovarmi nei posti nascosti. Fatti un Bro, la produzione è malata, te lo giuro. Ci sono questi tipo gna 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 sotto. Lord, che tipo. Che ti ipnotizzano, bro. Mi ha fatto abbastanza il naso, infatti la gente lo vedrà dalla mia reaction. Che tipo, il secondo è iniziato in un mix diverso, mi ha dato un po' fastidio. Cioè, mi era sembrato che fosse stato mixato differentemente, non so spiegarti. Mi ha dato un po' capito, fastidio. Ho capito quello non che so, intendi, perché poi è entrato... Il problema mio oppure secondo... te è una cosa... Sì, io non ci ho fatto troppo coso, però in effetti sì, era diverso, ma forse perché lui è entrato proprio... È entrato proprio dritto. Esatto, bello acuto. In faccia. Onesto. Beh, però ci sta, però ci... Un giro con i mostri, le paranoie mi scavano gli occhi. Ho una bed da riempire di soldi. La mia vita tu non la conosci. Bro, ma quante cazzate racconti. Non sei mio amico collaboratore. Alzo sti soldi lo stipendio ad ore. Bro, sono io Zero, il mio stipendiatore. Alzo soldi da imprenditore. C'è un altro drink. Questo mondo è un delirio. Come un film di Goofy. Buona bagnata verso Nalalena. Non spiego un goccio, quindi via la crema. Sto cambiando la vita, questa bitch. Mi fa mal shopping, grazie così. Ho più pare, soprattutto quando è inverno. Ma faccio ciò che mi pare, non mi fermo a cicco dance. Sono rallentato, parli, ma capisco tutta stanza. Voglio solo fare fast, però questi contanti. Minchia malata questa. Sì, questo tra i miei beat preferiti. Sì. Minchia, bro, più che altro la roba è super ipnotica. Questo, poi c'ha, me c'ha un questo un videoclip. Per questa dici. Beh, sì però come, ma con loro sarebbe, dici proprio. È una traccia. Sì, cioè perché comunque cioè, sto parlando alla faccia del cioè nel senso l'immaginario parlo. C'è un immaginario comunque figo. E che comunque sarebbe più rappresentabile, per esempio, della precedente, che era un trip assurdo che sarebbe veramente difficile rappresentare, onestamente. Questa invece c'è l'energia, c'è un immaginario figo, c'è le strofe che spaccano, cioè secondo me sarebbe la più papabile per un videoclip per adesso. Aveva anche un pattern tipo dei piatti, adesso non so come si chiamano di preciso, le perk, che era tipo... Era, cioè, ti, insieme poi al campione, bro, ti teneva tipo ipnotizzato. La più grande melodia era... Crazy, molto figa questa. Way comunque to drink. Comunque è una cosa, cioè, Bruce, so che si inizia così, però soltanto che la strofa era arrivata bella dritta in faccia, perché c'è stata una specie di mezza cosa che piano piano è andata a scendere col chill, e quindi quella strofa con un timbro vocale diverso, con tante cose in faccia, è arrivata diciamo più impattante. Inizialmente ha dato fastidio, poi iniziando ad ascoltare sono entrato nel mood, però
Ah, proprio appena è partita mi ha fatto storcere il naso, diciamo. Crazy. No, no, ma a me è piaciuta. No. Sì, no, anche a me è piaciuta. Top 3, cioè, meglio quella di prima e quella Ebu. Sì, Ricordiamo che è un vero. first listen, bravo bro. Esatto, Sì, ma io me la infatti, sto cioè, vibando di questo è brutto. proprio un... Anzi. No, Let's go, AP con comunque, Ocean. cioè, io Vai, vai. non... Eppure... Stavo dicendo, no, che non so che cosa ho. Col passare degli anni trovo difficile concentrarmi su tutto, quindi il fatto che Non so, questo Lucio. album mi stia intrattenendo senza dover, tipo, io non ascolto più musica normalmente, o cammino, o gioco alla play, o gioco al telefono, però ascoltare un album non ce la Da faccio proprio, non so fermo, che cosa sì. mi succeda. Pure Però il fatto che sto riuscendo a, diciamo, ad ascoltarlo è un buon segno che sia molto godibile. io. Sì, io me la sto godendo parecchio, sono molto soddisfatto però. Cioè, sì, bah, poi non ho sentito il primo. Bella. Allora, adesso AP con Ocean, che lo stesso Ocean è uno di quelli del giro di Bruce Sì, che mi gasava di più anche, sentendo vari snippet. Sentiamo qua cosa mi serbo per noi. veramente non c'è ancora stata una hard, cioè Vero, una strano. vera È vero. cattiva. Ah, non ho capito un ad di YouTube. No, non ho capito un cazzo. Che abita assurdo, bro. La città dei Pokémon. Mica raga, sto volando, c'ho gli occhiali, ma ve lo giuro, sono tutto, mi Ce sento l'hanno tutto con caldo. Pandabai, eh. Mica, questo beat era hard as fuck. Ocean ci stava. Non ha fatto, cioè, Bro. non ha fatto la performance super assurda o crazy. Ha fatto il suo, ci stava. Beh, però il beat era veramente fuori dal mondo. Fuori dal mondo, veramente. Crazy. Crazy. Stavo Bro, molto è vibando tipo con a questo. un certo punto sembri tipo quello là di Real Talk, ogni tanto sembri che a un certo punto a caso durante le canzoni si mette a Che cu. fare Kuma. le sporche, tipo che inizia a urlare. Eh sì, ma quello mi viene Sì, naturale, no? comunque questa canzone mi è risalita per l'Hype ai Pokémon. E parlando di Cioè? Pokémon, Ah, perché non sono omaggio a sogni i veri come... Rex. Darkrai. Eccoli qua. Chi ha Flexale, eh? Flexale, Beccata. Let's Yes. go. Darkrai ti mando fuori dal campo, bro. C'ho carte dentro, tipo che quelle cazzate no. Tipo io mi immagino che ho regalato alcune carte che adesso valgono anche 100 euro. Ah sì, guarda, anche io ho un botto, ma alcune le ho pure Fanculo. buttate. Fatti sci, bro. Tanto si rifanno. Ho Puttana, si perso la rifanno. chat. Let's go, andiamo, passiamo alla prossima, visto che ci Sì, sta di magari nuovo alcune si Bruce. Questa è S rovinano. Smiley con Bruce e Buebos. Let's go. Sì.
Grazie per il follow, man. Bella, bro, super spez. Bella. Bella. Bacioni. Super spaz. Firecan è un got. Anche solo per aver tirato su sta roba è un grande. Ok. Mi piace un botto sto produzione. Yo, yo. Non voglio tornare ad anni fa. Guarda come se la flexa qua, Bruce. Sto spaccando. Sì, sto spaccando, bro. È bella perché, bro, bellissima. Questa poi sarà diventata la mia seconda preferita. È bellissima perché cioè tipo i piattini e gli tipo sono super alti. Sì, esatto, però ci stanno perché poi Esatto, su Jaboy, ma anche un po' mi ricorda Almighty So di Chief Keef, no? Che ha quei suoni sporchi super alti e le voci sono più basse. Bella, bella questa. No, è fighissima questa, è proprio un grande mondo. Molto figa. C'è il quello sotto, l'abbiamo notato, bro. Ma forse nella produzione dice. Molto figa Padre Cuba, molto figa. È la più hard finora. È Up the Coop è la più hard finora. Quella più banger. No, per me no. No, dico a livello banger. Ah, cioè banger quella... sì, stavo pensando a più alto. No, poi la mia preferita, te l'ho detto, è Bu, è sì, questa. E yeah. Anche yeah, spacca. Sempre troppo buio, sì, questo, ma l'ho camminata anche sotto il diluvio. Aprivi le gambe per un qualunque nessuno. Non ti ho fatto domande perché già sapevo tutto. Shari, è il tuo birthday. Quando sto insieme a te, tutte le volte sapevo stare da me anche stanotte. Faccio finta di pensarci e dico forse. Tu odi quando parlo solo di soldi, lo trovi una cosa che io non dovrei fare. Ma lo sai che io non sto a pensare a nulla che non sia tu. Let's go, let's go. Ehi, Madonna, quanto è alto sto ritornello. Ma secondo me è perfetto. Cioè mix master e tutto, secondo me è perfetto. Perché poi in un progetto così, un po' underground, mixtape eccetera, lo sporco è figo, bro. Sì, è fatto. Cioè immagina se suonasse come un brano di Lazza, sì, cioè l'avrei già skippato. Che il beat è un po' così da un mood. Esatto. Esatto, bro, pensa se suonasse come, dicevo, come il disco di Lazza. Che cazzo è il mood distorto. Esatto, distorto, bro, sporco, bro. Ma che funziona. Cosa c'è? Che hai contro il disco di Lazza? Il disco che mi ha fatto disinnamorare di Lazza. Così che abbiamo ancora metà disco da sentire. E per ora sono alquanto soddisfatto. Perché c'è un disco in chat. No, peccato perché poi verso le 11 devo andare, ho paura di... di non riuscirci. Sono? 10:30. Pensavo che era... Bella questa comunque. Una hit. Una hit. Adesso la prossima, la numero 10. Sì. Fly Away con Ransom. Ransom come il brano di... Quante ne mancano? Siamo a... No, sono 20. No, siamo 10. Alla decima. Mancano altre 10. Non so perché mi ricordavo te. Mica, bro, ma poi mi piace un botto che, bro, veramente sembra tipo Super Mario Galaxy, Disney, Kingdom Hearts, Nintendo, Pokémon, tutte queste robe qua, sound universale, veramente crazy. Sì. Io però sto ancora aspettando quella là cattiva, cioè, ne guarda almeno uno. Chissà qual è. Ok, da Supreme Inspired, però ci sta. Sono stare
Però i beat sono immacolati. Mica l'ho cucinato qua, bro. Come si aveva un botto, però. Questa prima metà super hard. Tanto freschissima anche a livello di sound, tipo. Sì, sì, è molto bella. Questa roba spinge ancora di più, tipo, in periodo di primavera e estate. Vero. Quando magari stai in giro con le cuffie strafillato. È vero, bro, è vero. Primavera, minchia. Minchia, bro, incredibile anche questa. Quello che devo dire è un po' l'ho detto durante il brano, però bella, 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 bella. Grande Firecan, mica ha cucinato dai brutto. No, questa sì è carina. Questa è carina, però boh, cioè, in confronto agli altri no. Però è bella comunque. Ma io devo dire, una di quelle che mi è piaciute di più, lo so. Cioè, parecchie mi sono piaciute molto, però questa mi ha proprio piaciuta tanto. Bro, Firecan sta cucinando, bro. Firecan sta cucinando. Tanto la prossima dura pochissimo, è tipo la giampa. La giampa The House del disco dura 50 secondi. Con Villon è delinquente. Mi muovo diverso. Oh, il Goat. Chi? Villon delinquente? Lui è sì, lui è stramato. Cioè, lui è uno dei primi che ha fatto tipo tante robe in Italia. Uno dei portatori veramente della trap americana. Lo rispetto un bot, anche se non sono un super fan. Ma io non so chi sia, quindi sarà interessante scoprirlo. In America, la esatto. Oh, per una volta io e questo Domi stiamo andando d'accordo. Grande, bro. Let's go, vediamo, mi muovo diverso. Ok. Mi muovo diverso. Oh, sto fumando gas, il plug di un altro universo. Un altro negro, come me, non lo trovi manco nello diverso. I keep it real, I keep it real, lo tengo al 100%. Se mi becco quel up, come un blend, te lo accendo. Prima o poi, toccheremo quel mini business, sono certo. Tengo il ferro, stai attento, o sarai spento. Però rincorro la bag, 24-7, sai che non mi fermo. Questo bitch dice di amarmi, ma io so love, non lo sento. Sono high fuck, ma continuo a sipare, sono stuck in un limbo. Nego quella bitch, che chiami Queen, si è fatto la gang, è una damn hoe. Ma però mi ricorda un po' l'altro, mi ricorda un po' l'altro degli Slings. Non mi ricordo chi dei due degli Slings. Forse è Prince. Prince. Sì. Quello più basso, sì. Ah, finita. Carina, carina. Madonna, piccolo perché è durata così poco? Un piccolo interlude. Non lo so, 50 secondi. Oh, finalmente bro. Mi sono alzato da questa cazzo di sedia. Magari, magari seconda metà è più hard. Secondo te è più hard, sono la seconda metà del disco. Questa è Benten con Razy e Tudy. Però te la Spaceless. Era un'altra canzone di Grazie. Damn. Hala, hala. Mica assurdo, bro. I produttori qua stanno sgravando di brutto. Se non posso fare flop e fair, yeah. Stanno diventando grossi, c'è. Rincorro i cash, rincorro la band. Questi sono tristi, questi sono me. Verso nero come Batman, faccio bowling come Helen. 10 personalità, cambio il mio cuore. Mica crazy, bro, questa tipo sirena.
Sirena d'allarme, tap beat. The fire alarm. Yeah. Mi ha detto 08, poi sono sgravo, fanno mi stanno spaccando tutto, godo, godo. Ok, ok, ok. Damn, bella questa anche, hard, bella hard. Secondo me adesso inizia la parte più hard. Soprattutto produzione, qua è highlight totale questa della produzione. È stata bella, però forse la peggiore a livello di performance dell'artista. Perché... Non dico che è brutta, però tra tutte quelle cose che sì. Ho ascoltato, mi è stato di meno per l'artista. Esatto, cioè era abbastanza anonimo. La prod era la totale protagonista, cioè esatto, la voce era solo in sottofondo. Questa è Damn con Bruce Lawrence, Stacey, Smokey e Doc Salem, prodotta da Seth, da Kid e Doe. Vediamo un po'. Te l'ho detto che iniziano quelle più hard. Prima metà più angelica, la seconda più hard. This is a certified hood classic. Bellissimo questa base. Prende un goofy. Prima dubitavi di me. Non meglio io. Siamo la sbarra della qualità. Prende un goofy. Sono un po' goofy. C'è la stanchezza che mi blocca totalmente. Purtroppo qua avrei voluto spaccare tutto su questa. No, ho detto 30 goofy, che questo ha detto che dovevi. Che dovevi? Dai, 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 oh! No, che questo ha detto che dovevi vincere 30 e io. Scendo di sotto, beh, di congiustizia mi piace un botto. Next up, contami come next time. Sto sul mio bankroll. Tanto ci sono dei rumori tipo robotici, sembra, bro, che stia entrando qualcuno su Discord. Infatti dico, bro, ma... Vabbè. Vedo che non sei meglio. God ha sistemato la mia crociera al contrario. God ha sistemato la mia crociera al contrario. Più di qualche race dentro al salvo. Chi è questo? Questo è Smokey. Voi che sapete chi è lui? Colpiranno dal back quando sarò un milionario. Visionario, qui mi crede un visionario. Sono io l'alien e sono atterrato in orario. Forse sto andando lontano. Damn. Ah, è vero, lui è quella che ha fatto anche l'altro disco. Che ricordo. Che Parken lo sponsorizzava così. Metti su scollato, non ci serve per fortuna. Sto smettendo tutto per creare la fortuna. Pepe la chiamo Pepe, ora chiamo mamma Cruz. Sto sentendo fatta, mi chiedono aiuto. Luogo di nel traccio, non c'è un traccio, mi fai muff. Sono come un serpente, giuro che faccio la muta. E dici che sei swag, ma dopo ti vesti di tono. Figa, 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 figa anche questa. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Crazy, crazy.
Ma adesso stanno arrivando i banger nei quali c'è poco da dire, secondo me c'è più da reggiare. Perché ci faccio un parallelismo con... No, dicevo, questa qua secondo me ci faccio un po' un parallelismo con Power e Delirio a Milano, cioè più che altro è perché sono... spaccare tutto. Esatto, poi sono un po' di artisti, un bel po' di artisti. Si sono divertiti mentre registravano. Sì, 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 bella, totale energia questa, totale energia, hanno spaccato tutti. Smokey e Bruce, quelli che mi sono rimasti più impressi. Dovevo anche gli altri hanno spaccato. Io voglio sentire al più presto Eskevin. Let's go. Questo è Time con Ricky Gillett, Ocean anche e Anna Viron Pizza. Ha spaccato. Poi quello là anche della traccia. Ma queste sono tutte prod di altri, hanno poi ritorna a Firecan, poi ritorna. Ah, la tipo di prima, ok. Capito. Okay. Sì, sì, sì. Let's go. Time, time. Più energia, più energia. Ricky Gillett, Ocean e Anna Pizza. Uzi. It's time for sleep. Lei vuole rubare il mio time. Fa così le mie hacks. We on top of the drives. Perché sono too young. Lei vuole fare flight. Sono in there with my mind. Sono there with my mind. Lei però fare text me, suck me baby please me, Chanel cock and lady, first la bitch and baby, ma non vuoi mi mi mi, look my eyes oh girl, that's my heart you want, like my life way bro, that's alright go bro, ancora che pensi, non penso che credi che poi tu potresti rubarmi la lady, lo swag go grigio lo faccio rappando non sono sincero, lancio mani a terra rainbow sul parquet, chiamo slime a Napoli e Rocky Schlepp. Oh, mi sei divino in questo rapporto in italiano, figo. Tinchia. Che sta spaccando, Sean. Anna Pizza si va subito a seguirla. Medica, non posso curare ogni tua perdita. Punta su di me tutti che seguono la mia tecnica. Oh baby run around, occhi su di me. Like oh baby sono in down, non chiamare me. Sto su di me, sto su di me. Sto su di me, mentre sono high, lo sto su di me. Certified hood classic. Yeah. Mica bella questa, bro. Mi veniva proprio da ballarla tipo Futsal Shuffle. Il brano di Uzi mi ha dato totalmente quella. C'è qualcosa che non. C'è qualcosa che non mi ha fatto vibrare del tutto. Non so spiegarti né perché né come. Ci sta, Ari, non era al momento giusto. A me è piaciuta un botto, lo sai. Questa mi è piaciuta veramente un sacco. Cioè, non so se era Ocean. Che a un certo punto per la voce mi sembrava Homicide Vino, tipo. Forse ho capito quello che intendi. Però, boh, però ci stava la voce di Ocean. No, però secondo me te la devi risentire, perché è una vibe però totale questa. Proprio il tono. Ma bro, ma allora io sono curioso di sentire Stanna Piz. Voglio un intero EP... progettino, mixtape prodotto da Firecan in cui le canta, perché ste robe vanno seguite. Come si dice, vanno con seguite la voce che forse a vedere tipo su una roba un po' più dark.
Anche ci sta, perché tanto per avere il boot pulito, trap, cioè, ha delle robe interessanti. Spacca. Bella questa. Oppure mi è anche tipo le mode, i mood tutti intrippati come quella di prima, oppure in generale la shit nuova di Yadi. Anche, vero. Ho detto come la pronunci? Gli Yadi. A seconda di come mi gira. Allora, esatto, Move It di Young 360 Lean. 360 Lean è lo stesso, un altro prodotto da pelli, un altro molto forte. Sì, lo so. Quasi un po' tutti in hype per questa reaction, quindi voglio che spacchi questa, perché sto parlando da un po'. Ok. Crazy, Leo, è crazy as fuck. Move it. No. Sto pari senza controller PS5. Io non conosco uno pari, non sei mio amico, non sei del vibe. Yeah, quanti parlano alle spalle, che cosa triste finirà mai. Giuro che non sono umano, poggio i piedi sopra lo sky. La tengo dal nero, wow. Ora non sto sulla terra, vuole che tornerò back. Amo soltanto la weed, yeah, smoke a pack. Sto sulle trave da lunedì a lunedì. Yeah. Sono stato sudore versato per essere qua. Quello che ho fatto soltanto per essere star. Non sai quanto dolore, parole come spade. Eravamo una storia. Bro, it's going crazy. Stanno copiando le moves. Tu non capisci mio mood. Sto giocando col suo party senza controller PS. Questa è un live esploda. Che questa live è crazy. Sei anche in un club. Io ce la vedo proprio tipo in uno skip club mentre una colonna ti cerca addosso. Sopra la skyline. Credevo di essere nel tuo arto, ma non guardavo le cose che fai. Se mi richiami mi copri di demoni, non aspettarti di trovarmi online. Ho fatto peccato di missione. Sono riuscito a gestire la live. Ciao. Muovi. Dimmi se sono nel torto, so che tanto ci riprovo, so che io posso. Mi dai cazzo, ferma, sai fare ritorno. Ora non sento più l'ho. Fumo tutto quanto, so sale di Stupida bitch, che cazzo guardi. Non voglio dare, sai di che parlo. Sempre tiro con i demoni, facciamo pull up al party. Shit. Muovi la sopra di no, mentre corro nella race. Take go, dammi tempo e farò blow. Muovilo su mio body, pull up now. Stanno copiando le moves. Dato questo tipo di flow, shake it, baby. No, shake it. C'era. Yeah. Cos'è, un brano di Fivio? L'avevo ingioiata, poi tipo. Avevi troppo hype, perché magari ti aspettavi tipo, chissà. Inizialmente l'avevo ingioiata, poi è salito un sacco. Ha spaccato, soprattutto tanto la cuffia, la testa, che a un certo punto le cuffie mi sono cadute, tipo la chat l'avrà visto. Crazy, io non ci ho fatto caso, è irrigiato troppo. Nob a un certo punto ha acchiappato un flow fuori di testa, più che altro. Ha spaccato di brutto qua, non lo ricordo negli altri brani, ma guarda questa, ci sta questa. Cioè non è la più hard secondo me questa, ne ho preferite altre, però still quality. Yao. Ah, no, beh, quello che ha detto che sembra io con gli occhiali. Ok. No, è un altro, quello è Webbo. Ok, let's go, bella Monk. Come stai? Questa è un po' di merda underground rage, con la quale non so tu quanto fotti, ma questo è No Way Sean. Grande Sean, finalmente sento qualcosa da parte sua, che 4 a.m.
che molto fa, ultimamente è molto partecipe alla community. Io non l'ho vista Eskili nella tracklist. Non vorrei dire cazzata. No, sta in fondo. Ha un altro nome. Sono un angelo in inferno dentro. Lei che mi chiama il telefono spento. Buongiorno a tutti, ovviamente. Mica comunque Fireken, perché prima questi ultimi brani i beat erano di altri. Fireken, bro, sta veramente cucinando dei beat crazy. Anche il pattern delle drums, di tutto crazy. Goloso. E sul finale morirò. Tu. Soltanto per te. Mica bro, ma sti brani con queste produzioni di Fireken sono assurdi, frate. Cioè sembra veramente che stai facendo il livello finale, bro, di qualche videogioco. Di Final Fantasy, bro. Sì, è perfetto speciale. Non ho mai giocato, non gioco sempre. Deep shit. Deep shit pure, John. Tu che ti lamenti di tuo padre, io che un padre non l'ho avuto mai. E poi dice anche qualcos'altro. Il mio passato non sei un cazzo, eh. Slap, penso a questa cosa mentre rappo su questa base. Dico questa cosa. Eh no, non è una frase, bitch. Una cosa che mi è rimasta in testa. Ovvero? Cioè, tu sai, no bro, che io faccio anche musica. Sì. Ed è verissimo quello che ha detto. Che ha detto che io ho 100 dischi dentro al brain. Cioè, tu quando sei un artista ti immagini già il disco, anche se non l'hai fatto, ti immagini il testo della prima traccia, il beat, come sarà, il titolo dell'album, il titolo della tracklist, la tracklist, come sarà composta, i feat, cioè già tutte le immagini. Poi non lo realizzi quasi mai, perché spesso succede, però cioè, già tu avrai quella visione. Sì, sì, non ce l'ho da artista, però magari ce l'ho magari per la creazione di content. Hai 100.000 cose per la testa, però puoi realizzarle è un altro conto. Però allora devo dire, all'inizio Sean non mi stava piacendo perché lo trovavo abbastanza standard, anche perché poi riprendeva molto quei flow che ho, dico i flow alla Lazza, penso quelle ta 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 ta, come dice, tipo messaggio al display aspettando lei, capito, quel flow là è un po' il flow di Lazza, non so se avete capito quello che intendo, ed è un po' una roba che hanno iniziato a usare in molti nel rap. Poi proprio è partita quella parte dove c'erano anche diversi layer vocali. Mica quella parte è assurda, frate. Cioè è proprio switchato totalmente il brano. Quindi, poi produzione di Fireken veramente immacolata, frate. Immacolata. Crazy. Sì, esattamente. Lui sa produrre benissimo. La prossima cos'è? Non ridi con Vince. Yeah. Uff. Non ridi con Vince Prod Mentus. Però questo Mentus, questo è quello che ha prodotto anche tipo un brano di Inibusha, tipo una roba, un brano nel disco di Fireken, perché riconosco questo, capito, lo riconosco al vuelo. Sì, questo è tipo tutta roba new jazz, mi sembra che si chiama il sottogenere, cioè perlomeno mi dà le stesse vibes. C'era cioè, tipo questo tipo che ha fatto un album di 28 pezzi, Scusami. Dicevo che gente, c'è questo tipo che si crede il creatore, cioè è il creatore di questo sottogenere, che fa tipo album da 28 pezzi e un pezzo di un minuto tipo. E quindi e sembra tutta la stessa traccia, però è tutto diverso, è un mood quello.
Te lo consiglio, poi ti invio il link. Magari, esatto, mandalo, sembra curiosa come roba. So perché ora non ridi, so perché ora non ridi. Quando parlo stanno zitto, e tu non sembrano amici. So perché ora non ridi, so perché ora non ridi. Che loro sembrano fermi, sa che non fatto con questi. Loro non sono diversi, sono copie di dei testi. Sai che non chiudere gli occhi, devo fare questi mani, ok? Sai che noi saremo a posto, loro resteranno soli, ok? Sai che gli fotto la testa, lo sai che non mi è. Sai che gli fotto lo stesso, lo sai che non mi è. Perché non voglio lo sai, perché non voglio lo sai, perché non voglio lo sai, perché non voglio lo sai. Ma dite guai, sai che vuole farmi out, perché lo sai, io e te non siamo guai. So perché ora non ridi, so perché ora non ridi. Quando parlo stanno zitto, e tu non sembrano amici. So perché ora non ridi, nah. So perché ora non ridi. Nah. Loro sembrano fermi, sa che non fatto con questi. Loro non sono diversi, sono copie di dei testi. Allora, se c'è, questa non mi ha fatto impazzire. Non è quella che mi è piaciuta di meno. Era figo il beat, ma un po' monotono, non so. Yeah. Comunque, scusate se si è tolto un secondo la ma sì, cam sì, sì. Perché è andato un secondo su IG a vedere la tracklist. Ed è quella con Eskevin nella penultima, ecco perché non la vedevamo in tracklist. Okay. Ah, con Eskevin il tipo. Ok, io stavo cercando una traccia intitolata Eskevin. Oh, pepega. Ah, questa è In Love con Doc Salim e Swingo, prodotta da Firecam. Sentiamo un po', siamo negli ultimi tre, gli ultimi tre brani, ragazzi. Ripeto, quello di prima non mi ha fatto impazzire, cioè non mi viene da dire niente a riguardo. Non so a te, Blue. Non vedo l'ora per la prossima. No, questa manca a me, cioè era figo il beat, qualche flow che ha preso, qualche melodia, però a seconda da quello che ho sentito non mi ha sconfifferato. Poi do sempre il beneficio del dubbio che è il first listen, quindi le opinioni cambieranno radicalmente, se non del tutto. Assolutamente, assolutamente, fratello Blue, assolutamente. Let's go. In love. Mi hai dato Bob Marley per un secondo. Yo. Cos'è In Love? Condoxa Lame Swing. E da più vibes poi da questo sound che regge Eternal I Take, tipo. Sì, un po' anche prima... l'intera. Esatto, prima Working on Dime. La prima Working on Dime. Prima no, però. Oppure anche Sofego. Un po'. Vero. Anche questa mi sembra un po' filler. No, questa mi piace. Però nel mondo. Yeah. Ti prego non attaccarmi, però dammi le mani. Ma perché fai così? Non cambierò, tu te ne vai con quelli VIP, non quelli come me. Tu sei stufa di me, io sono stufo di te. Ora lui sta con te, ma ci ho perso la head. Non posso fare altro che starti a guardare. Ah, questa mi sta piacendo, bro. Sicuramente meglio. A me è zero. Che è un bel pacco. No, io cioè, posso cioè, ci in sta Riccardo, tipo. Cioè, ci sta. Però, cioè, secondo me la cosa che non è... non è particolarmente originale rispetto ad altre in questo stile presenti nel disco. In più è verso la fine. No, è un vibe questa. E quindi mi ha dato comunque il vibe di quella, come si chiama, con i Rager Kids. Cioè ci sta, bello il beat però. Prima di iniziare la prossima, poi devo fare una cosa. Non significa noi, io con lei, ma non sono il suo boy. Ciao. Sai che puoi cercarmi quando vuoi, anche se sto... sul cazzo ai tuoi, anche ciao, se mi sono perso dentro agli occhi tuoi, anche se non tornerai, so che fai come vuoi. Questa è proprio roba che farebbe Uzi. Esatto, è molto molto Eternal I Take. Non dirmi di no, amami. Io anche un po' più indietro tipo Love is Rage 2. Voglio volare a New York, portami lontano, le persone non mi piacciono.
ok. Bello. Cioè, carina, ci stava. Però vai, Mario. No, a me piace. Più che altro dopo, siccome è 18 cioè, brani, è un po'... Però non è no, un po' no, secondo me ci sta, soprattutto perché aveva un gruppo, una metà un po' più... Oddio, ehi, fermo. Sono, eccolo, il Goat. Io la canzone prima, cioè la canzone contenuta in Star Launcher 1, so l'intra a memoria, che è praticamente un minuto di ASMR suo, in cui ti dà tipo delle frasi motivazionali, e quella cosa mi ha gasato così tanto che adesso lo so a memoria. Tipo fece anche un vocale di un minuto a Firecan in cui glielo recitavo tutto. E lo so, Jody, life ti sta andando pretty hard questi giorni. Hai avuto i tuoi up, i tuoi down. Si impara perché vorresti comandare tutto, ma non puoi sempre controllare tutto, Shody. Vediamo, ho fatto salire le mie cuffie. Vediamo qua. Let's go. Allora, vediamo questa come ha fatto. Già parte bella ballard. Già parte ballard, c'è cioè Mentus alla produzione. Bueno, sono le 11. Sì, vai. Non le 11 spaccate, però. Siamo verso la fine. Una volta, due volte, tre volte. Alla quarta ti arriva uno schiaffo. Una volta, due volte, tre volte. Edgy boy. Facciamo la super, si fa la corda. Che non mi sono scordato la scorsa volta. Ero high as fuck, parlavo come Cortana. Siri sul mio phone, era mad, era gelosa. Baby, sono fan, voglio il mio lava. Però questa è house, non merita nada. Bella Rocky, bella che è in chat, ragazzi. Chi è questo, Alex? Rocky. Ho tanto? Queste ultime bravo, sono curioso del tuo parere prima. Vai, vorrei sentire la tua. È carina, però nel senso Under Control era proprio un'altra roba, cioè era una traccia assurda, il beat come c'è stato, le parti in cui tipo si stoppava direttamente la canzone, pensavi che era finita, invece ripartiva, cioè quella là era roba assurda, anche l'SMR di un minuto che sembra una stronzata, però era assurdo. Comunque sì, cioè devo dire, questi ultimi brani sto facendo un po' fatica, cioè li sento un po' filler. Oddio, sono anche stanco, quindi cioè, sicuramente ascoltarseli alla fine dopo l'album tutto filato non gli dà come si dice vantaggio. Però sì, cioè, non mi sembrano brani. Sì, arrivo. Guarda, al volo dico che non mi sembrano brani che altro incredibilmente clamorosi rispetto a quelli sentiti prima. Cioè, più o meno la stessa vibe, ma aggiunge poco. E niente. Dicevi, abbiamo tante tracce, quindi anche quello.
Sì. Cioè, nel senso, Ecco. ti volevo chiedere La se sigla. dopo aver finito l'album ti potevo far sentire una canzone a parte perché voglio vedere cosa ne pensi. Comunque siamo arrivati all'ultimo brano, non l'hai mai Ti è visto? piaciuta? The Ocean, Prod Mormo e Firken. Let's go, ragazzi. Chiudiamo in bellezza. Sentiamo un po' Io questo chiudo un ultimo attimo, brano. cioè perdo un attimo la calma perché cerco il Sì, sì, pezzo sì. che ti devo far sentire fra poco. Vai, vai. Sentiamo un po'. Non l'hai mai visto? Zero. Cosa non ho mai visto? Sangue sopra Poi le ginocchia devo sue. Beh, non sei da sola, sei amica. scappare, bro. Non riesco a sentire il So che il brano. mondo a volte sembra cruel. Purtroppo. Alla. Ma vediamo. Non lo so, non sembra ci sia spazio per me. Chi è Qui che è successo? non ho più tempo, non ho una casa, non ho più niente. Non ho più te. Ripartirò da qui. Bella questa, bel mondo per chiudere. Damn! Damn, 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 damn! Minchia, bro! L'hanno sgravato qua! This is a certified hood classic. Tra l'altro questo suono che c'è sotto tipo viene usato anche in qualche TikTok se non Yeah. sbaglio. Tipo quelle cose creepy. Yeah. Minchia, assurda questa, bro. Crazy. Ok. Damn, damn. Sai perché melodia hai hittato, Ocean? Infatti quelli si stavano Tu. benissimo le sporche di Tagger. Beh, ragazzi, che dire, veramente figo. Veramente figo. Bel Complimenti. viaggio. Bel E viaggio, devo questo. dire. Mi è piaciuto veramente Allora. tanto. Mi è piaciuto veramente Sì. Ti tanto. devo dire. Cioè, in confronto a Star Launcher è vero, è inferiore, però questo secondo me ti dà più il vibe proprio di galassia. Sì, esatto. Cioè, a me ha dato un botto quella vibe, a me piace un botto Cioè, quel proprio questo sound. ti dà di essere nello spazio in un videogioco anni 2000. Vero, totale. Secondo me, ma poi suona Tipo i tutto giochi bene. Nintendo. Esatto, ma poi suona tutto bene, tutto ricco, è sporco, ma lo sporco giusto, Sì. capito? E poi anche i beat hanno, molti beat hanno Esatto, dei pattern non fastidioso. straparticolari, capito? Non è il classico beat rage, no? Prendono vari elementi, Sì. veramente. Veramente figo, figo, figo. Complimenti a tutti, complimenti a Firken, veramente. Secondo me ha fatto un lavorone. Si merita tanti applausi perché fare una roba del Sì, genere, no, riunire tutta spaccato. sta gente, è veramente crazy da fuori di testa. Quindi, veramente, gli faccio i complimenti. Mi dispiace non aver vibato, cioè non aver rageato di più, ma ragazzi, lo giuro, sono stanco. Non vorrei che non sembrasse che non l'abbia ingioiato. In realtà l'ho ingioiato molto. Cioè, veramente, alla fine ho fatto fatica No, solo in due brani, due o no. tre Anche brani. io sono stato tipo Trent durante la reaction di Wall of Red, sembravo io. ci sta, ma l'ora Un cazzo di tarda. palo. Purtroppo è l'ora tarda. E poi ringrazio, complimenti anche a tutti quelli che ci hanno lavorato, gli artisti, gli altri produttori, chi ha dato una mano, chi ha proprio seguito Bro. tutto, chi è venuto qua in live ad ascoltarlo, veramente, ragazzi, un applauso per voi. Grazie Leo ha mille, grazie capito, mille. better ovviamente.